Siamo all'Ateneo Veneto, dove l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia già in passato ha organizzato degli eventi finalizzati a migliorare e approfondire la conoscenza dei temi propri della Laguna di Venezia e del Mose che la Laguna dovrà, anzi deve salvare dalle acque alte. All'interno dell'Ordine esiste il gruppo di lavoro Mose e Acque Alte che si occupa proprio specificatamente di questi argomenti, li approfondisce, acquisisce documentazione e acquisisce informazioni e contributi da parte dei vari soggetti che nel corso del tempo e tutt'oggi hanno conoscenza di questi temi. E abbiamo qui oggi il professor Adami che ci ha scritto un libro sopra, quindi Sì, figuriamoci se non lo indegnamente, conosce. indegnamente. Indegnamente, non credo, ma che ha lavorato in precedenza proprio sull'argomento Mose, sull'argomento Laguna, poi dirà. E l'ingegner Hermes Redi, che oltre a essere libero professionista, ha avuto anche l'incarico di direttore tecnico nel Consorzio Venezia Nuova. Per cui Hermes, magari cominciamo da te, se ci puoi dire cosa dirai oggi a questo convegno e comunque quello che ritieni di volerci Ah, fornire. quello che dico oggi al convegno sostanzialmente è un po' il racconto di quello che ci è capitato tanti anni fa, del privilegio che abbiamo avuto, secondo me, di lavorare attorno a un progetto così importante e con persone così brave e con un'organizzazione così forse addirittura irripetibile. Io ho avuto la fortuna negli anni 80 di essere capo dell'ufficio studi e sperimentazioni del Consorzio Venezia Nuova. Poi ho fatto della libera professione, poi ho avuto la fortuna negli ultimi anni, dal 2013 al 2016, subito dopo i problemi che il Mose ha affrontato da un punto di vista giudiziario, di essere direttore generale. Perciò conosco dall'inizio un po' la storia Ah, questo e senza dubbio. diciamo, e sono affezionato al progetto naturalmente, perciò sono assolutamente uomo di parte in questo senso. E il racconto che vorrei fare oggi è il racconto di quei anni iniziali dove abbiamo, con l'aiuto, anzi per merito dei nostri consulenti, delle imprese, di tutto quanto, attivato quello che poi sarebbe diventata l'ingegneria ambientale, perciò gli studi e quello che è stata il prodromo di tutte le cose che oggi sembrano banali, ma che a quel tempo erano veramente innovative. Ecco, grazie Hermes. Il professor Adami ci ha scritto un libro sopra proprio Sì, per informarci. io però ero un po' imbarazzato oggi perché io non volevo raccontarvi il libro, perché sennò anche non lo vendo più. Può dire quello che vuole. E allora mi sono accorto che c'è una parte iniziale degli studi che non è stato mai trattato bene per vari motivi. L'ho chiamata la protostoria del Mose. E là mi soffermerò un po' perché in quel periodo sono state studiate molte, molte cose nuove, mal capite, mal comunicate, sulle quali i veneziani hanno detto peste e cornie. E allora vorrei un po' mettere la mia campana, perché io ho sempre parlato in separata sede, nei congressi, nelle riunioni, e non ho mai avuto un'intervista con un bel giornalista che mi dica lei cosa pensa di questa roba. Nessuno me l'ha chiesto, per cui se c'è. Che venga a chiedere, Sì, insomma. sì, sì. Ecco. Il corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri, dal Collegio degli Ingegneri e dall'Ateneo Veneto, che ovviamente ci ospita, ha avuto molto successo. Abbiamo circa 200 iscrizioni da remoto e poi ci sono una cinquantina di presenze limitate per i noti motivi pandemici. Sono certo che oggi. 350 più uno. Quanti? 350 più uno, 250 più uno, perché esatto. mia figlia doveva essere qua e Ah, siccome il ecco. Covid mi ha appena Ah, telefonato, ho povera. detto fammi avere il Il collegamento. collegamento in modo da poter seguire. Benissimo, e allora andiamo a sentire. Grazie.